pronostici della vigilia sono stati rispettati, con la capolista Imoco Volle Conegliano che liquida in modo piuttosto agevole la pratica Zanetti Bergamo, vincendo la partita e portandosi a casa i 3 punti. Il punteggio finale è di 3-0, con i parziali di 25-14, 25-19, 25-17. Coach Daniele Santarelli schiera il sestetto titolare, salvo Butigan e Caravello, che giocano al posto dell'infortunata Folì e di Mocchi De Gennaro, tenuta a riposo. Il primo set si apre con un equilibrio sostanziale fino al punteggio di 11, quando un turno al servizio devastante di Adams crea un divario importante che porta alla vittoria delle Pantere. Nella seconda ripresa Bergamo si porta avanti di 5 punti ad inizio set e resta avanti fino al punteggio di 13. L'uragano Egonu però è alle porte e si scaglia con tutta la sua potenza completando la rimonta per le Venete. L'opposto con il numero 18 ne mette 11 a referto in un solo set. Terzo parziale in controllo per l'Imoco che nonostante lo svantaggio nelle primissime battute si rimette subito in carreggiata e porta con estrema tranquillità a conclusione la partita. MVP della partita Paola Egonu, a cui sostanzialmente basta un set per far capire di essere una campionessa fuori dal comune. Domenica prossima la Zanetti Bergamo sarà nuovamente impegnata al Palagnelli contro la Unit Ework Busto Arsizio, mentre al Palaverde arriverà la Delta Despar Trentino. Provo sempre a dare il meglio ogni volta che ho la possibilità di entrare in campo e oggi Daniele ha deciso di mettermi in campo dall'inizio, quindi avevo voglia di far bene, di mostrare che posso essere utile in diverse situazioni.